Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Penso ultimo giro di quest'anno perché ormai siamo arrivati a settembre. Siamo esattamente il 7 settembre 2022. Le giornate cominciano ad accorciarsi, comincia a fare un po' freschetto, quindi penso che questo sarà l'ultimo giro lungo di quest'anno. Mi trovo in questo momento a Cortina, alle Cinque Torri, e questo è quello che si vede dietro di me. Circa un'ora e 50 minuti da Belluno. Sono arrivato qua, ho fatto pranzo, ho mangiato un tramezzino e ora andiamo ad esplorare questa zona. Ho portato anche il drone, vediamo se poi riusciamo a fare una dronatina. Il tempo non è proprio bellissimo, però vediamo un po' cosa ci riserva questo posticino. Ora, ho preso questo sentiero, vediamo un po' dove ci porta. C'è un bel po' di gente, tra l'altro ho visto che c'è anche un camioncino della Cina Tecnica. Avevano delle cine prese, qualcosa, che sono saliti verso la cima lì. E boh, probabilmente dovranno girare qualcosa. Allora, perché questo posto viene denominato Cinque Torri? Semplicemente perché ci sono 5 torri come quella lì, ma in realtà ne sono rimaste ben 4 perché una è crollata. Quindi ora prendo questo sentiero, vediamo un po' dove ci porta. Penso che camminando in questa direzione dovremmo arrivare proprio fin sotto alle torri. In realtà qui ce ne sono due, c'è cioè la grande e la piccola, e poi dietro ci dovrebbero essere le altre. Non so se si riesca a vedere, ma magari faccio poi uno zoom in post-produzione. Ah, lì, più o meno a metà, ci sono due persone che si stanno arrampicando verso la cima. Fantastico. Allora, questa volta mi sono portato le scarpe da ginnastica, che sono leggermente meglio rispetto alle Vans. Sono un po' più comode, un po' più adatte per questi tragitti. E il prossimo anno, dai, mi equipaggerò meglio, magari con di scarponcini da montagna. Comunque, dai, anche queste alla fine si stanno comportando benissimo. Allora lì c'è un signore che è appena sceso con la fune.
Beh, ragazzi, sto posto non ha veramente alcun senso. No, spettacolare di più. Ora trovo un posticino per far volare il drone, perché qui ne ho già visti due o tre che stanno facendo volare il drone, quindi penso che lo farò anch'io. C'è la funivia. Spettacolo veramente. Allora, quelle che si vedono qua sono le trincee. Spettacolo, spettacolo veramente, un posto così era da un bel po' di tempo che non lo vedevo, eh. Qui c'è la funivia. E qui veramente c'è da passare, si passa tranquillamente una giornata intera, dalla mattina fino alla sera, perché il parco qui, il luogo è veramente, veramente grande. È uno spettacolo veramente pazzesco. Allora, proviamo ad entrare in una di queste trincee. Wow, che spettacolo! Allora, come pensavo, stanno girando un film perché c'è una troupe televisiva. Ah, ok, qua finisce. No, vabbè. Pazzesco. Allora, io posti belli nella mia vita ne ho visti tanti, tanti, ma questo è veramente
uno tra i più belli, veramente. C'è un panorama che è spettacolare, anche se il tempo non è bellissimo, ma ha un qualcosa di favoloso, quindi vi consiglio assolutamente di venirci perché tanta roba, ma veramente tanta. Ma veramente tanta. Allora, quasi quasi, ora salgo fino a lì dove c'è l'albero e faccio decollare il drone.
Allora, arrivato alla cima, questo è quello che vedo io con i miei occhi, quindi fate un po' voi, scrivete qualcosa nei commenti perché qui ci sta. Lasciate anche un bel mi piace per questo video che penso sarà uno dei più belli in assoluto. Qui ci sono un po' di trincee che poi andiamo a vedere. Qui c'è qualche baracchetta. Lì in fondo c'è un'altra trincea, spero di indicare giusto. Dronatina fatta, spero che vi sia piaciuta la dronata. Lasciatemi un commentino qui sotto o semplicemente un like per dimostrarmi che avete apprezzato il video. E ora proseguo e vado avanti. Qui ci sono anche, mi pare ci siano due o tre rifugi, anzi, io ne ho visti tre per ora, però non vorrei sbagliarmi, quindi io ne ho visti tre. Si mangia, quindi potete tranquillamente venire la mattina, poi fermarvi e continuare poi l'escursione nel pomeriggio. Comunque queste riproduzioni sono fatte veramente, ma veramente bene. Qui c'è un soldato ferito. Questo praticamente è un rifugio. Qui c'è anche la stufetta a legna. Qui abbiamo un'altra trincea, Trincis, la seconda linea delle 5 torri. Spettacolo, quella lì è una cassetta di legno dove probabilmente all'interno ci stavano le varie munizioni. Qui c'è il filo spinato. Allora, obiettivo, arrivare, sì, ciao, buondì, fin là sopra.
passa una nuvola nerissima che spero non piova, perché onestamente tirare fuori il kiwi, l'ombrello, qui in mezzo al fango non è proprio il massimo. Questo è un piccolo rifugio, buissimo tra l'altro, dove i militari, i soldati si fermavano probabilmente per capire e osservare un po' le dinamiche dei vari assalti. Un piccolo rifugio per riposare e riprendersi un attimo. Ah, pensavo, sembrava una cassetta postale. Bene. Allora, sono arrivato praticamente alla base delle torri. Eccole qui. Spettacolo. Veramente uno spettacolo. Io sto seguendo dei ragazzi che sono scesi. È follia sto posto, veramente. Folle, folle. Praticamente sono all'interno della roccia, la montagna, in pratica.
Follia. Allora, queste sono le torri. Praticamente adesso io mi trovo dietro rispetto a dove stavo prima, a dove c'è il percorso, il Museo della Guerra. Sono praticamente nel lato opposto dietro e poi giù per di là, così c'è la stradina che porta verso Cortina, da dove poi sono salito con la Vespa per raggiungere il rifugio. Le cinque torri. Quindi ora vedo dove si collega questo sentiero. Allora, esattamente come pensavo, il sentiero del Giro delle Torri finisce praticamente qui. Qui siamo dietro, che è le torri. Finisce qui. Lì c'è il rifugio con il parcheggio, c'è anche il camioncino della tub televisiva e la Vespa. Allora, prima che si mi scaricasse la batteria, dicevo che lì c'è il parcheggio dove c'è quel trattore, dove ho lasciato la Vespa. E questo è il paesaggio. Ora mi sa che quasi quasi, piccola sosta per cambiare la batteria della Insta360. Mi metto qui, mi siedo su qualche masso e mi mangio l'ultimo tramezzino che mi è rimasto. Ne ho mangiati due, ne avrei quattro, quasi quasi me li mangio tutti e due. Tramezzino con mozzarella e pomodoro. L'ecologico, manca solo l'insalata. Vista torri. E poi vabbè, qui davanti a me. Veramente, veramente. Comunque, giro veramente fantastico. Sono arrivato alle 13 e un quarto e sono praticamente le 5 adesso e non mi sono fermato praticamente mai, se non per pranzare quando sono arrivato. Scalatori. Se non per pranzare quando sono arrivato e poi questi 10 minuti qua, insomma. Quindi, veramente spettacolare sto posto. E da camminare ce n'è parecchio, da camminare ce n'è parecchio. Ci sarebbe stato un altro rifugio da andare a vedere, però è piuttosto lunga, quindi mi sa che lì probabilmente ci andremo il prossimo anno, perché il prossimo anno qui vorrei ritornarci e andare a vedere poi gli altri percorsi che si possono fare. Quindi il prossimo anno tenetevi pronti perché torneremo qui. Allora, sono contento perché sono riuscito a fare tutto il giro. E senza prendere una goccia d'acqua, sono arrivato qui che piovigginava. Infatti, ho mangiato, ho pranzato sul parcheggio con qualche goccia che scendeva, ma poi per fortuna le nuvole si sono un po' dileguate ed è uscito anche un po' di sole. Adesso si è riannuvolato un po' il tutto, però ormai è sera, sono le 5 passate, 5:20, e sto per arrivare al parcheggio. Allora, piccoli reperti del fango che ho trovato per salire su. Però dai, un po' davanti, un po' sporco, ma onesto, onesto, onesto. Da notare i cerchi, ragazzi, se non avete visto il video dei cerchi, andatelo a vedere.
vita, assolutamente. Allora ragazzi, tiriamo un po' il riassunto di quello che avete visto nel video. Il posto è veramente magico, ci si arriva qui tranquillamente con la macchina, infatti qui ci sono diversi parcheggi, ce ne sono anche un po' più indietro da quelle parti, quindi posto ce n'è. Lì poi c'è anche il parcheggio del rifugio, però quello è riservato, quindi non si può entrare a meno che non siete clienti del rifugio. Niente, il posto è veramente veramente bello, vi consiglio di intraprendere il percorso del Giro delle Cinque Torri perché è dedicato anche alla Grande Guerra. Infatti, come avete potuto vedere, ci sono le baraccopoli, ci sono le postazioni, ci sono le trincee dove ci stavano i soldati. Quindi veramente, veramente meritevole. E ci sono tanti, ma veramente tanti sentieri, tante possibilità di intraprendere quello che si vuole. E penso che fra tutti i viaggetti che ho fatto quest'anno con la Vespa, questo sia stato indubbiamente il più bello. Quindi ve lo consiglio nuovamente. Sta sopraggiungendo una nuvola, però vabbè, dai, ormai il più è fatto. Quindi niente, ve lo consiglio un'altra volta. L'avrò detto chissà quante volte anche durante il video, ma ci tengo a ripeterlo perché è veramente veramente un bel posto. I sentieri sono praticabili da tutti, io ho visto diverse famiglie anche con i bambini, quindi tranquillamente si può intraprendere qualsiasi sentiero, magari se si è equipaggiati con delle racchette da trekking o comunque dell'abbigliamento buono da montagna, con dei buoni scarponi, si può tranquillamente intraprendere qualsiasi tipo di sentiero. Io l'ho fatto con le scarpe da ginnastica e ho fatto appunto il giro delle Cinque Torri. Ho fatto poi volare anche il drone, spero che vi sia piaciuto la clip. E niente ragazzi, ora vi lascio alle ultime clip del tragitto, vi riprendo il passo Pordoi perché merita e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!